Presidente Brugio. No, questa è una presenza doverosa per stare vicino a questi atleti, che per semplice motivo l'amministrazione è molto vicina all'associazionismo e soprattutto all'associazione che fanno sport, perché lo sport è importante per la crescita, per la formazione ed è una marcia in più per i giovani che un domani dovranno affrontare la difficoltà. Ci mette il suo, non è niente, perché si rende conto che questa attività è un bene.
chiaro che a un certo livello, poi quando sono a un certo livello allora cambia il discorso e la cosa diventa molto più difficile. Abbiamo dei campioni, grandi tassi, della guadagno, se arriveranno sotto il cesto sicuramente metteranno il pallone e arrivarci. Io giocherò con loro, quindi farò di tutto per trascinarli, che vediamo perché poi lui sono 15 anni che gioco. Qual è la differenza tra il basket giocato, modalità e giocato da? Assolutamente niente. È molto più difficile, le misure sono quelle, il pallone è quello. Soltanto che noi dobbiamo portare, spostare un mezzo, in un modo dato, con le sue gambe, salta e ci va. Noi spostiamo il mezzo e ci arriviamo. Credo che sia molto più difficile per loro. Quanto è importante lo sport? Guarda, fanno spesso dico che non è diverso non è importante per un modo dato. E noi diventa un pochettino più importante perché è quasi una terapia fisica. Però è importante allo stesso modo, una buona attività fisica, sport, è quella, è quell'emozione di gareggiare contro l'altro, è sano per tutti, per lavorare con l'altro. La federazione cosa sta facendo? Volentieri a questa manifestazione, non a quelle di A1, dei lì, diciamo, perché loro ormai viaggiano per poco loro, non hanno bisogno di supporto. Quello di cui abbiamo bisogno noi come federazione sono le nuove leggi, nuove le leggi, perché dobbiamo comunque ricordare anche a livello nazionale, altre nazioni. Siccome quest'anno ci ha visto il protagonista di Israele, quindi siamo qualificati per le Paralimpiadi a Londra nel 2012, dobbiamo pensare pure a tirare fuori noi atleti per il cambio degli atleti. Quindi io molto più volentieri vengo a questa manifestazione. Le istituzioni, purtroppo è questo, lo devo dire, lo sempre, sono le istituzioni. Noi non abbiamo possibilità di accedere alle liste perché per il problema della privacy, loro non ce li danno, non ci danno un supporto alle istituzioni, dobbiamo da noi nelle scuole, dobbiamo dare loro, dobbiamo fattori per passare, li avviciniamo, li impegniamo e così il contatto con l'asso e con i genitori è molto difficile. Sicuramente, anche perché dovevo, è un metodo di riconoscenza verso questi ragazzi che attraverso molte difficoltà portano avanti un progetto che mi sembrava giusto che non ci portassi. No, non voglio fare un allenamento, altrimenti non si potrebbe cominciare. E lo spostamento con la carrozzina, girare, fermarsi, non è facile. Poi si arriva al tiro, che diventa una cosa drammatica perché la tecnica è completamente diversa. Però è così bello che uno si mette lì, si impegna, si allena e impara. Sì, io non la vivo in modo forte, nel senso, diciamo, caritatevole. Mi dispiace perché siamo come noi, tanti di loro sono meglio di noi che stiamo dritti in piedi. Io la vivo con un aspetto entusiasmante e basta. Il basket della mia vita comincia tanti anni fa, per caso, perché io giocavo calcio, però era troppo distante da casa mia già, quindi sono andato lì sotto a fare quello sport che sarebbe quello di 12 anni fa. Ho iniziato e piano piano sono arrivato in Serie A, ho fatto tutto quello che dovevo fare. L'esperienza più forte in questi anni? L'esperienza più forte in tutti questi anni sono stati i mondiali militari, poi è stata la semifinale dello scudetto. Matteo! Senta, cosa vi ha dato? Vabbè, che importanza? Ma il
insegnato a vivere in una comunità, a ragazzi e a crescere. È uno sport, è uno sport di squadra che insegna a stare al mondo, che riflette quello che poi lo specchio della vita quotidiana, che proprio la fa, che la insegna fin dalla miseria, ti confronti con tutti i tuoi coetanei e vai avanti. Questo è l'aspetto più importante dello sport, secondo me. Poi i risultati possono arrivare, in modo più ridotto, però è sempre funzionato con questo punto di crescita, un movimento comunque sano, secondo me. Molto sano, cioè, se non lo sanno, sono loro diversamente altri. Perché questo è uno sport, ma non quale sembra la ragazza, di tutti gli sport, ci sono anche le paralimpiadi, certo, che la gente che si disinteressa di queste cose, fa finta di non voler vedere le cose che sono per loro. Non è importante, ma ci ammazzeranno. Grazie.
grazie al nostro presidente, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro e Carrozzina, Fernando Zappile, che stasera tornerà a vestire la tenuta d'atleta. Grazie a Fernando Marino, grazie a tutti voi, grazie agli arbitri e a chi condurrà questa serata, un amico della Cresigos, oggi che è Maria Battipaglia, Stefano Silva, giornalista Rai, cui vi chiedo di fare un applauso, il nostro cammino ha iniziato insieme 11 anni fa e dopo 11 anni siamo ancora qui per raccontare che cos'è la Stati Carozzina. Che Stefano, un saluto e poi iniziamo. Dico per farci fare un applauso, per farci vedere un pallone in mano, essendo il mondo del premio dei nostri corpi italiani che hanno avuto grandi fare in nessuno sport. Però un po' di commozione, nonostante le 7 ore di lunedì, perché Lucenzo è ricordato che abbiamo iniziato 11 anni fa, e si fosse era già una realtà, io vorrei dei primi passi da che il cronista sportivo era la prossima spiaggia, dove per marito, in provincia di Cosenza, da tanti amici, c'era anche il Saracino, c'erano due organizzatori locali, c'era anche il Sicosto, c'era Napoli, con tutti i giocatori. E già allora si cercava di veicolare uno sport che sarà la reazione del Torino. Io non sono qua a raccontarvi cosa è successo in questi 15 anni. Vi dico solo che quest'estate ci sarà una sola nazionale basket italiana alle Olimpiadi di Roma. Purtroppo non è quella di Simone Pianigiani che ha mandato la qualificazione più ora, adesso auguriamo che mi poi le pescate una porta di servizio che non si aprirà, quella allora è l'unica testa, adesso il più difficile posso dire, non solo possiamo informare i centinaia di presenti sapere di tutto di tutta la Pacifica, va a giocarsi per le maglie di esempio alle partite di Roma. 10 anni fa queste squadre viaggiavano, come oggi sono viaggiate un po'